Se andate a vedere un video della professoressa Daniela Lucangeli, che in Italia è molto seguita per i suoi lavori, i suoi studi sull'intelligenza numerica, c'è un video che avrei voluto proiettarvi, ma non essendo tecnicamente, digitalmente formato, non saprei, dove lei parla di due bambini che hanno due destini diversi, pur partendo da presupposti uguali nella intelligenza numerica. Hanno due destini diversi. Alla fine la femminuccia farà le magistrali e sembra non sviluppare nessun talento per la matematica, e il maschietto invece diventerà uno scienziato che quando uscirà con le donne, spiegherà alle donne, ad esempio, che la goccia della, bottiglia di vino quando scende non scende in maniera lineare, perpendicolare, ma scende secondo una formula che può essere calcolata. Ecco, però l'esito di il destino di quelle intelligenze non viene approfondito come un destino relazionale. Cioè il modo in cui io mi rapporto all'altro, la personalità, quella che voi avete indicato come la personalità autentica, condiziona il destino, il modo in cui io userò la mia intelligenza, la mia apertura all'altro. Ed era evidente in quel racconto lì che quella bambina era più interessata a far risuonare delle cose che entravano in relazione con l'altro. E quel bambino era interessato a essere osservato come quello bravo e capace. Questa è la ragione per cui tante donne, quando arrivano in analisi o quando arrivano insieme ai mariti e fanno le psicoterapie di coppia, si lamentano del fatto che il marito dà tanto, ma non si dà. Perché il desiderio è il desiderio dell'altro, vuol dire che io voglio sapere se l'altro è veramente interessato a me. Io voglio avere un valore insostituibile per l'altro. E questo è il desiderio di riconoscimento. Io voglio essere riconosciuto come l'oggetto prezioso per l'altro, come ciò che fa brillare gli occhi dell'altro, come ciò che rende l'altro in qualche modo non mancante. È come se su questo piano l'obiettivo è di rendere l'altro mancante di noi. In questo senso diciamo desiderare di essere desiderati. Voler aprire una mancanza nel luogo dell'altro. Io di solito faccio l'esempio di mia moglie alle 6:15 di mattina, ma Paola e altre persone che mi conoscono l'hanno sentito un sacco di volte, quindi non lo ripropongo. Lo risparmio per questa volta. Teniamo presente che il desiderio, come desiderio di riconoscimento, Lacan utilizza questa formula. Lui dice: quando un uomo dice a una donna tu sei la mia donna, o quando un allievo dice a un maestro tu sei il mio maestro, in fondo, se io dico tu sei un mio maestro è perché io voglio essere riconosciuto come un tuo allievo. Se io dico a una donna tu sei la mia donna è perché io implicitamente voglio essere riconosciuto come il tuo uomo. E quindi c'è sempre nella parola che si rivolge all'altro su questo piano una domanda di riconoscimento. Il desiderio dell'altro è voler essere riconosciuti dall'altro come l'oggetto del suo desiderio. In fondo, quando noi desideriamo, il nostro oggetto diventa quello che vuole l'altro. E noi vogliamo essere la causa di quello che desidera l'altro. Ed è fondamentale questo. Perché anche voi, quando incontrate i vostri allievi, potremmo dire che se c'è una domanda profonda che può rapire i vostri allievi è fargli scoprire che loro sono la causa della vostra passione per l'insegnamento. E quindi so che forse può sembrare esagerato, quando voi dite ai vostri allievi o quando voi dite questa è la mia classe, vi ritrovate nella stessa posizione di me che dico a mia figlia tu sei il mio amore. Ed è importante questo, perché a volte può sembrare questa è la mia classe, voi siete i miei allievi. In fondo, quando un maestro dice agli allievi voi siete i miei allievi, sta dipendendo dai suoi allievi. Tenetelo ben presente, non è negativo questo. Però siete in quella posizione lì. E per loro è una grande fonte di gratificazione e di potere sapere che voi gli dite voi siete i nostri allievi. Perché noi vogliamo essere riconosciuti da voi come i vostri docenti.
È importante fare attenzione a dosare questo aspetto qui, perché la funzione educativa, poi vedremo la prossima volta quando parleremo del limite, non è soltanto veicolata dal fatto che io desidero te. Nell'atto educativo io ti devo trasmettere anche un limite. Ora, qual è il problema che i vostri allievi hanno quando si muovono su questo piano del desiderio di riconoscimento? Di solito questo è il piano che fa oscillare le persone tra il dovere e il piacere, tra l'egoismo e l'altruismo. Perché se vogliamo andare a vedere la nevrosi, che la volta scorsa ho definito come la barriera dell'essere umano per evitare di seguire la sua vocazione, questa è la nevrosi tecnicamente. Tant'è che per la psicanalisi i sintomi cosa sono? I sintomi sono sintomi del desiderio inconscio. Il desiderio inconscio abbiamo visto la scorsa volta che è come una vocazione perché è una chiamata di cui non sono padrone, è una chiamata che rimane sempre come un mistero. Il sintomo è sintomo di un desiderio inconscio, sintomo di una verità che io non sto seguendo. E la nevrosi cos'è? Il non voler seguire la propria verità, solo che poi la propria verità sbuca nella propria vita attraverso i sintomi. Tutte le volte che una persona si allontana dalla sua verità, dalla sua autenticità, sta male. Quindi potremmo dire che è importante far seguire alle persone la loro autenticità, non perché fa essere più buoni, migliori, moralmente accettabili, in pace, perché fa stare meglio. Potremmo proporre l'idea di seguire la propria verità, la propria vocazione perché conviene. Però tante volte seguire la propria vocazione, seguire il proprio impegno, viene visto solo come una fatica, viene visto solo come il sacrificio di sé. Nella nevrosi qual è l'idea? Io per essere amato dall'altro devo rinunciare a quella che è la mia vocazione e fare quello che l'altro si aspetta da me. È lì che vedete l'intersezione tra il narcisismo e il desiderio di riconoscimento. Perché? Facciamo un passo indietro. Il desiderio narcisistico è di assomigliare a un'immagine ideale, che io non sono. Immaginare a qualcuno che è più pompato di quello che io sono. Io penso, nella nevrosi, che per essere amato, non posso essere amato così per come sono. Per essere amato devo essere ideale a livello narcisistico, perché l'altro, se io mi faccio vedere per quello che sono, non mi amerà. E questo è il pregiudizio nevrotico. È l'alibi nevrotico che tante persone si trovano nella vita per non seguire la propria vocazione. Io non posso fare quello che vorrei perché altrimenti deluderei i miei genitori. Ah, ma io non posso presentare questa lezione così perché l'insegnante invece vuole le cose in quel modo lì. Sono tutti alibi, tutte scuse per non seguire quella che sarebbe la propria verità. E allora uno pensa, nella vita scelgo il dovere, perché se scelgo il dovere sarò adeguato alle aspettative dell'altro. Però se scelgo il dovere in quel modo lì, non è un impegno che mi realizza. In quel modo lì il dovere è il sacrificio di quello che io sono. E questo è il fantasma sacrificale della nevrosi.